già sul letto. E dai! Che ci siamo! Ben ritrovati cari amici in questa puntata, l'ultima puntata dell'anno 2019 qui alla Valigia degli Artisti. Come sono contento! Beh, abbiamo passato veramente un periodo molto molto strabiliante con dei personaggi singolari, anzi più unici che rari, la cosa ci fa molto piacere. E chiaramente quest'oggi è una puntata del 365esimo giorno dell'anno, ovvero il 31 di dicembre. Sono molto contento di aver diciamo invitato tre ragazze bellissime. Sono veramente rimasto stupefatto dal momento che io ho proposto questa realtà. Scusate, sono molto emozionato perché da un po' che non andiamo in onda con la Valigia degli Artisti, però abbiamo scelto questa puntata veramente per valorizzare e per tenervi compagnia in questo orario molto originale, ovvero quello delle 12:30. Mi raccomando, incollati ai teleschermi, perché a breve vi presento due dei tre ospiti di questa bellissima puntata, ma apriamo prima le danze. Prego, regia! Oh! Già! Ho voluto fare un po' il matto. Bene, con questo bellissimo accompagnamento, ovvero che ci porta al veglione del Capodanno, abbiamo come ospite, vi presento la prima ospite della puntata. Lei è un influencer, titolare di un'agenzia di single, è ballerina di videoclip musicali. Signore e signori, con noi la bellissima zia Lara! Superlativa, ma che meraviglia averti qui veramente in puntata. Sei stata gentilissima per aver accettato questo invito di questo ultimo appuntamento del 2019. Sai che sono felicissima io, Rudy, che ti volevo rivedere. Fammi dai! grande! Ed è che partiamo bene, con allegria, con questa bellissima puntata. Non poteva mancare una cara amica, una persona che veramente ha uno storico wonderful. Lei è stata la prima campionessa di lotta nel fango, ballerina di lap dance, ha fatto molte comparse in vari film. Sono lieto e orgoglioso di avere quest'oggi con noi, per voi, la nostra Vanessa Marano. Vieni, mettiti pure di qua. Allora, sono veramente felicissimo, facciamo un bel applauso per questa triade. Nel frattempo, grazie, sì. Nel frattempo volevo chiaramente dire agli amici da casa, anzi volevo ringraziare Giorgina Sparkling, che purtroppo ha avuto un impegno e non è potuta raggiungerci, non è riuscita a venire qui in puntata per fare questa puntata dell'ultimo dell'anno. Noi mandiamo un grandissimo saluto con tanto affetto e tanto rispetto, perché sei la numero uno. Nel frattempo... Stiamo aspettando anche la terza ospite, che deve arrivare perché è imbottigliata nel traffico. Speriamo che arrivi per presentarvela, perché anche lei è veramente wonderful. Bene, allora incominciamo questa puntata. Zia e Vanessa, mamma mia, un connubio di bellezze. Zia Lara e zia Vanessa. Sei fortunato. Sono molto fortunato quest'oggi, è una triade veramente bellissima. Allora, volevo farvi delle domande. Possiamo partire con delle domande. Zia Lara, com'è passato il 2019? Prego. Viaggiando, come guarda tu sai, viaggiando, facendo casino nella Milano. By night. Casino. Non voglio sbagliare questa volta. E a far fidanzare gli ometti single. Perché tu hai un'agenzia di single, giusto? Certo. Ecco, come sta andando questa attività? Stando bene, anche se a Natale voi non vi volete impegnare, sarà che non volete fare i regali, dite la verità. Proprio a gennaio ripartiamo. Vabbè, per diventare, diciamo così, fidanzato bisogna fare i regali. Ma meglio che sviano, fate bene. A gennaio poi ne riparliamo, come l'estate. Beh, comunque c'è stato molto flusso, no? Sì. Devo dire però, ma che bellezza la Lara, guardate che bellezza. Facciamo un bel applauso alla zia Lara. Sono pronta per stasera, per sparare i botti, ragazzi. Grande. Un bel applausone, grazie. Beh, quest'oggi è il 31, il 31-12, mamma mia. Allora, se devo fare una riflessione, anche te, cara Vanessa, come è andato questo 2019? Ma io direi bene alla fine, dai. Ogni anno si dice così, speriamo che il prossimo è meglio, speriamo che è meglio, sarà meglio, però alla fine io credo che uno è uguale all'altro, dai.
Senti, comunque è andato bene. È andato bene. Senti, hai avuto molte, molte conoscenze, perché tu, io sapevo che eri in Sardegna, hai fatto un bel periodo in Sardegna, sì. Hai avuto un locale. Sì, ho avuto poi un chiaramente... locale in Sardegna, poi ho avuto un locale a Milano, ovviamente ho avuto... ho fatto delle bellissime serate in questo locale a Milano, inteso, ho avuto diversi VIP nel locale, abbiamo fatto molti eventi, quindi legati ovviamente a Milano alla moda, legata al cinema, legato ai vini, perché io presentavo certo. comunque vini, degustazione vini, quindi ci sono state delle serate, degli eventi molto, molto importanti. Sì. Chiaramente adesso questa realtà chiaramente è andata un po' a sciamare, perché... Tu ti sei adesso... adesso ci occupiamo di altro. Ecco, ti stai occupando di qualcosa. Certo. Vuoi raccontarci quale progetto, diciamo, hai dietro l'angolo per il 2020? Ma intanto, vabbè, continuo a presentare eventi, quindi presento anche aste di quadri, quindi abbiamo in ballo adesso anche questa situazione. Poi, comunque, negli eventi si organizzano in discoteche, nei locali, sfilate di moda, piuttosto che spettacoli con ballerine, ballerini, cinema, quindi continuo sempre con le comparse nei film e abbiamo queste situazioni comunque sempre nei locali, che insomma a Milano non si può mancare, dai. Certo, legati quindi certo, molto agli eventi. Certo, quindi. Certo. Te quanti eventi hai fatto, cara zia? Ne ho fatte abbastanza. Citane qualcuno, dai. Allora, faccio molti speed date per far conoscere... Cosa vuol dire questo speed date? Raccontacelo un pochettino agli amici da casa. Allora, dove single uomini e single donne si incontrano per la prima volta e hanno un quarto d'ora con un timer per conoscersi e parlano tra di loro e poi girano. Poi alla fine, diciamo, proprio nel finale, il top, che poi tra di loro decidono... Ci si sono trovati. Certo. Allora poi escono e molti, devo dire e che molti aggrappano, molti aggrappano. Sì, sì. Perché l'amore cosa vuol dire? Anche questo è realtà, voglio dire. L'anima gemella sta nascosta dietro l'angolo. Basta girare l'angolo. Esatto, basta conoscere un po' di gente e uscire un po', come un po' fa la zia, se no non incontri mai nessuno. Te sei sempre in giro. Quanti ristoranti frequenti? Tu sei sempre troppi. Devo frequentare anche delle palestre mai, tra un po'. Non ingrassi proprio mai, sei veramente in linea perfetta. Grazie, per quello che ti amo io. Voglio venire anch'io a vedere questi eventi. Amore, quando vuoi, mi tutto, scusami. Certo. Conosciamo qualcuno anche noi, l'hai conosciuta quest'oggi la zia Lara, giusto? Perché non ne abbiamo conosciuti. Italia, però è cioè, sempre una conoscenza in più. Certo, certo. Un'altra nipote in più sarà. Io tua nipote è bellissima. Senti. Nuovo anno. Ecco, stiamo facendo una panoramica alla nostra, la nostra Vanessona. Senti, Vane, cosa ti aspetti dal prossimo anno 21, chiaramente, visto che siamo gli sgoccioli di queste ultime ore di questo 31 dicembre? Ma oddio, se dobbiamo sentire, io almeno così ho dato un'occhiata all'oroscopo, mi dice che è il mio anno. Quindi mi dice un anno fortunato, un anno di tante belle cose. Che segno sei? Vergine. E quindi, cioè, speriamo, non lo so. Io penso, insomma, ci sono un po' di cose in pentola, no? Che stanno bollendo. Poi io sono una che non sto mai ferma, quindi sono pronta sempre per nuove cose, nuove situazioni. Quindi ripeto, tutto quello che è legato alle serate, ovviamente nei locali, questo è al primo posto, ecco. Certo, certo. Invece tu, cara zia, cosa che progetti hai per il 2020? Allora, anch'io ho letto il mio segno e il mio segno ha detto che io viaggerò molto, perché già non lo faccio abbastanza, quindi lo anno... Stai sempre a casa. Ti farò vedere un sacco di mondi nuovi anche a te, Rudy. Bene, io curo molto la tua pagina perché sei sempre al tempo e un sacco di location. Poi anche a me piace molto viaggiare, ma in questo periodo posso di meno. Bene. Magari prima o poi faremo un viaggio farò insieme. Sicuramente. Qual è, diciamo, il viaggio che ti piacerebbe fare per eccellenza? Allora, ti avevo detto Dubai, ma mi hai fatto cambiare idea parlando con te, hai ragione, ho rivalutato, punto alla Thailandia. Thailandia? Sì. Wow, ma per il mare, per i massaggi? Per il mare, perché io sono fissata con la natura, i paesaggi, vedi anche con le mie foto, sì, punto certo. sempre al paesaggio, quindi Thailandia, certo, mi aspetta, certo. sono già lì. Senti, ma poi tra l'altro altri videoclip, hai avuto modo di poterli girare con qualche altro personaggio noto? Visto che tu hai collaborato con Guè Pequeno, sì, giusto? Sì. Hai avuto ancora la possibilità di poter essere contattata per un nuovo singolo? Allora, adesso sto lavorando di più con, diciamo, quello che mi occupo, ovvero come food blogger, come tu sai. Sì. Quindi per programmi con cucina poi vedrete, perché non posso spoilerare. Per quanto riguarda i videoclip, a gennaio. A gennaio. Ho qualche incontro, c'è qualcosa in pentola.
Senti, cara Vanessa, ascoltami un attimo, una domandina chiaramente che mi sembra doveroso fare. Certo. Devi ringraziare qualcuno quest'anno? Quest'anno, ringraziare qualcuno, mamma mia. Ma sinceramente, se proprio ti devo dire la verità, qualcuno in particolare, no, solo me stessa. Perché quest'anno veramente mi sono rilanciata, ributtata, credo di aver fatto tante cose, ma sono un po' ritornata indietro, no? Okay. Sono ritornata un po' agli anni 80, quindi ho vissuto molto, ma però mi sono buttata io da sola, io alla grande, ritornando, ripeto, non c'è una persona in particolare. Ecco. Vabbè, ringrazio te. Posso stessa. Ringraziare te al limite, ma no. Perché ogni tanto ci siamo visti. Quindi... Ma c'è, ma no. Io però no, non mi in sembra particolare... d'avere questa grande... Beh, noi siamo amici da anni, sì. Beh, ti devo dire che tu sei una persona che io ti ho nel cuore. Grazie. E sei fra le poche. Grazie. Che posso dire veramente. Grazie. Quindi quello te lo devo. È lo dico veramente. È reciproca la cosa. E tu chi devi ringraziare, cara zia? Vabbè, oltre che me stessa, che sono esaurita, ecco. Lo sai, però sembra melodrammatico, ma prima di tutto devo ringraziare mio padre e mia mamma, perché bene. Sono quelli che mi sopportano proprio, se non ci fossero loro, lasciamo stare. Perché sai che... E cosa ne pensa mamma del tuo estro? Mamma, dice, da che hai preso, mi dice! Vabbè, non si annoia mai. Non preso? No, guarda, papà infatti... invece è un po' più blando nel comportamento. Ma hai fatto una ragione, come quando ti sposi, te ne fai una ragione, dice lei, così. Beh, giusto. Mamma mia. Non ci sono limiti quest'oggi alla valigia degli artisti, puntata del 31 dicembre 2019. Io guardo la bottiglia, infatti, non vedo l'ora. C'è la bottiglia. No. Stiamo aspettando l'ospite surprise, certo. Ecco, special guest, se vogliamo chiamarla così. Speriamo che arrivi imbottigliata nel traffico e purtroppo Milano questo periodo è un casino, è un casino. Senti, volevo farti una bella domanda, Vanessa, ma allo stato attuale... Dove vai l'ultimo dell'anno? Ah, dove no, vai pensavo stasera? Che mi chiedevi, allo stato attuale sei fidanzata? Dove vai? No, fidanzata, se no me l'avresti mai successo. L'ultimo, stasera. Io sono una libertina da sempre. Stasera cosa combini? Cosa combini? Stasera, vabbè, ma a Capodanno si festeggia, quello per forza. Si torna alle 7 di mattina il giorno dopo, quello per forza. Sarà il giro. Certo, mi farò qualche giro. Ho diversi inviti, ti dico la verità, diversi inviti per locali. Quindi sicuramente verrò nel tuo dove tu farai la serata, perché so che stasera so tutto, bello mio. C'è da lavorare. Stasera so che c'è da lavorare. Visto che tu canti, presenti, stasera c'è una bella serata, quindi verrò sicuramente da te. Perché sei in un bel locale, so, e quindi ho scoperto, ti volevo fare la sorpresa, ma ormai abbiamo già spacchettato il pacco, io non dico dove sono stasera, perché se volete saperlo, basta che guardate il mio profilo, è sufficiente guardare il mio profilo Facebook, potete vedere dove sono senza nessun problema. Zia, cosa fai di bello stasera? Allora, tu sai che sono tornata adesso da un viaggio, quindi mi dovrò riposare. Prendo tutte le mie nipoti stasera, il mio fidanzato poverino che deve sopportare 5 donne, lasciamo stare questo, e andiamo tutti a ballare e a mangiare fuori. Bello, bello. Mangiare e ballare fuori, certo, ci sta. Ma è una domanda che mi sembra logica da farvi, ma a Natale cosa avete fatto di bello? Rispondi prima tu, visto che ho lo sguardo verso di te. Fatto un Natale particolare, ho fatto un Natale turco io, perché il mio fidanzato... Cioè, eri in bagno? No! Anche volendo, si fa tutto insieme di solito! No, perché mi ha regalato un viaggio a Istanbul. A Istanbul, bellissima città. Sono stata a vedere la città turca. Hai visto Santa Sofia? Ho visto tutta la Moschea Blu, Santa Sofia, tutto. Bellissimo. Quindi sai che sono imprevedibile, non te l'aspettavi questa? Non te l'aspettavi, questa non te l'avevo detta. Mi hai lasciato veramente di stucco. Invece tu a Natale cosa hai fatto? No, niente di particolare, perché i giorni di Natale solitamente io resto a casa, tranquilla, quindi non mi piacciono i pranzi, queste cose, quindi resto a casa bella tranquilla a Natale. Festeggio... Altre feste, diciamo. Ecco. Bene. Allora, cosa ti aspetti dal futuro, zia? 2020. Allora, sicuramente voglio
espandere la mia agenzia insieme alla mia socia, okay, perché ci come stiamo si lavorando. Chiama la tua socia? Vuoi salutarla? Angela! Oh, ciao mio, Angela! Angela, buon te anno. La porterò! Buon anno! Ah, buon anno dalla valigia, buon anno! Che con mio nipotino Daniele, quindi un bacio a Daniele. E insieme a lei siamo, vogliamo espanderci, stiamo lavorando anche per delle crociere dei single. Ah, bene! Quindi stiamo lavorando. E per fare anche dei corsi di puntini puntini per gli uomini. In che senso? Wow, io ho capito perfettamente cosa mi voleva dire, matematico. Però se volete scoprire questa realtà è sufficiente contattare la nostra zia Lara, dove? Agenzia Amore Milano. Voglio dire, e ne vedremo delle belle, anche perché c'è tantissime belle donne, voglio dire, che aspettano di incontrare l'anima gemella. Perché no? Guardate un po' che bella presenza la nostra zia Lara. E vai sulla nostra Vanessa, gentilmente, guarda che roba, guarda, aspetta che ti danno anche una bella panoramica, prego, regia, guarda. Che bello. Wow, così veloce? No. Beh, dai, un bel applauso con tutti questi strass, quest'oggi, la Lara in pizzo. Bene, 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 bene. Allora, io adesso chiaramente lascio a voi dire qualcosa. Dite un vostro pensiero personale, un qualcosa che magari vi aspettate, non so. Cioè, avete la telecamera per dire quello che volete, perciò fate una riflessione e ditela pure in telecamera. Prego, Regina. La mia riflessione è perché litigo ogni giorno con magari amiche, parenti, eccetera, o anche persone, diciamo, estranee. Per l'anno nuovo aprite proprio la mente, fuori Milano, io dico Milano, però fuori dal vostro paese c'è un mondo, e ampliate, perché fa tanto. Molte persone si limitano, ma perché, visto che noi siamo così, tu sei così, noi siamo così, è perché viviamo molto il mondo, perché la vita è una sola, come ho scritto sul mio tatuaggio, vedi, il cielo è una porta sola. C'è una quando porta muori, sola. Vabbè, quando muori, però, quando passi a vita migliore. Ma scusi, vabbè, però bisogna vivere a mille, questo è il consiglio che vi do. Bene, Vane, tocca a te, dai. Ma io, visto che siamo in un periodo di feste, direi una cosa importante a tutti: bevete molto, ma non guidate. Grande. Bene, bella questa. Anzi, ricordatevi che l'ultimo dell'anno è una serata di festa, non è una serata di trasgressione, può esserlo anche, per l'amor di Dio, perché si festeggia l'anno nuovo, però mantenete sempre qualche amico sobrio, portatevi anche un astemio che non guasta mai, anche perché l'importante è portare a vivere anche il 2020, il 2021, il 2022, il 2023, fino a che il Padre Eterno, voglio dire, non ci chiami. Però nel frattempo, veramente, fate in modo di tornare a casa la sera. Un applauso a tutti, locali, esercenti e... Tanto, noi ci divertiamo anche da sani, vedete? Hai visto? Ma aspetta, siamo ancora, pazzi anche da sani. Abbiamo ancora la bottiglietta da stappare per augurare. Poi ci pensiamo. Allora, tre cose che metteresti dentro nella tua valigia per il 2020. Allora, salute ragazzi, perché senza la salute non si va da nessuna parte. Viaggi, scusate ma io sono malata. E qualche soldo. Non so, io non voglio essere bugiarda perché... senza soldi non se ne fanno messe. Non viaggi senza soldi. Vale, tre cose che non devono mancare mai nella tua valigia. Ma io ci metto sempre dentro il sorriso, perché se tutto viene preso bene o male col sorriso è tutta un'altra cosa. Certo. Si parte già meglio. Tre cose che non devono mancare nella tua valigia. Il sorriso, poi nel mio caso mettiamoci... il vino, perché io sono un amante del prosecco, una per esempio. Una ciucchetta a 31, E certo. E poi i viaggi, perché quest'anno voglio viaggiare di più di quello, certo, che ho già fatto. Certo. No, viaggiare secondo me struttura, ti apre struttura un mondo, sicuramente. Ecco, mi zia. Dai, allora, quando volete facciamo la cucina degli zii, Certo. Allora, le due zie, se hanno voglia di fare una domanda a me, io rispondo ben volentieri. Adesso facciamo un ping pong, io ho buttato la cartella, sono a vostra completa disposizione per magari per qualche informazione, se avete voglia di saperlo. Ecco, sì. Prego, zia. Tu, Rudy, cosa cerchi per l'anno nuovo? Cosa ti auguri? Noi lo vogliamo sapere questo, perché chiedi sempre a noi, noi siamo egoiste e vogliamo sapere noi invece. Allora, mi auguro una cosa molto importante, che le persone a cui voglio molto bene
a cui io ci tengo più della mia vita, continuino a stare bene. Sì, il denaro fa molto, ma quando poi mancano determinate cose importanti e poi dopo onestamente sono pezzi di carta che si certo. possono buttare nel cammino. Perciò il benessere per tutte le persone che voglio, ecco, questa è la cosa che mi interessa. Dai, grazie. Certo. Vuoi farmi una domanda? Io cosa ti domando? Non ti posso dire dove vai stasera, perché no. Lo so già. Dove andrai domani, lo so già. Beh, okay. Dormi. Ok, perciò nessuno... Dove andrai quest'estate? Pensiamo già all'estate, dai. Pensiamo... Verrai in crociera con noi? Vengo in crociera con voi, è andata. Proponiamo, è andata. Facciamo una bella crociera, magari facciamo le isole arabe dell'Africa del Nord, che non è mai male, si trova una temperatura sempre molto molto gradevole. Mi stiamo aspettando, sperando che arriva la nostra ospite, ma mi sa che incomincio ad avere qualche dubbio. Nel frattempo chiaramente devo fare un po' di ringraziamenti in questa puntata del 31, chiaramente devo ringraziare, qui voglio una carrellata di applausi che mi sembra doveroso, devo ringraziare l'emittente per aver mandato in onda la valigia degli artisti, la regia, i tecnici chiaramente, l'editore che ha creduto in questo format, voglio dire che per 3-4 mesi ci ha tenuto compagnia nell'orario di pranzo. Devo ringraziare veramente di cuore la mia mamma, quello sempre, che è una persona... Bravo. Devo ringraziare di cuore anche la Grazia, che a breve mi regala una bambina, si chiamerà Ambra, con l'anno in tutto. Ho il cuore in gola, scusate. Poi chiaramente devo ringraziare tutte le persone che mi hanno voluto bene, anche quelle che non... Anche quelle che non mi hanno voluto, tanto fin dei conti. Ci sono sempre. Va bene lo stesso. Va bene anche quello. Devo fare un augurio profondo veramente a tutti i bambini che sono negli ospedali, che purtroppo non passano il Natale a casa perché magari sono colpiti per qualche malattia, per qualche situazione. Facciamo un applauso profondo a questi anime fragili. Ecco, sono emozionato, ecco. Scusate. Un saluto chiaramente lo devo fare anche ai detenuti, alle patrie carceri, per un presto ritorno a casa, anche perché loro hanno diritto di passare un Natale e un Capodanno in famiglia, cosa che mi sembra doverosa. Qui facciamo un altro bel applauso, grazie. Grazie. Poi devo salutare chiaramente delle piccoline, cioè mia nipotina Sabrina, un saluto che ti amo da morire, e ad Esmeralda, ecco, che è la figlia della mia compagna, che facciamo un bel saluto, grazie. Ringraziamo anche il caro Mimmo che è passato a trovarci quest'oggi e che dire, dai, ringraziamo qualcun altro? Allora, dai. Ringrazio voi, ti ringrazio te Rudy per questa opportunità perché ti ho conosciuto e sono felice quando mi rinviti qua, vuol dire che ti fa piacere e a me fa strapiacere perché sei veramente, è veramente come lo vedete, ma veramente bravo, simpatico. A me piacciono le persone vere, cioè quelle false non so cosa fare. E tu sei vero, No, noi siamo veri, mi circondo sempre di persone a cui mi piace stare in compagnia, penso che un po' tutti siamo così, giusto no Vane? Certo. E allora che dire a questo punto, visto che mancano 4 minuti e qualcosa al termine di questa puntata, mi sa che l'ospite è rimasto bloccato, che dobbiamo salutiamo fare? Salutiamo anche l'ospite, salutiamo, doveva venire con noi la Marika Bentley, facciamo un applauso, salutiamo anche lei. Marika mi ha mandato dei video su WhatsApp, però il tempo è tiranno, le emittenti hanno altre produzioni, noi non è che possiamo stare a aspettare delle mezz'ore così, perché il tempo come sapete nelle emittenti è un po' sacrificato, perciò veramente un augurio di vero cuore anche a te cara Marika, ma non mancherà occasione chiaramente di invitarti in questo forum per raccontarci un po' delle tue, che ci fanno molto piacere un po' a tutti sapere cosa stai combinando. Nel frattempo però non possiamo perderci d'animo e possiamo aprire. Eccola qui, invece di mezzanotte, brava regia, signori e signori, siamo pronti? Diciamo che facciamo il brindisi di mezzogiorno. Eccola, vieni, tesoro. Vieni almeno per il brindisi. La sto aspettando. Vieni, dategli un gelato gentilmente. Vieni anche così, tesoro. Dai, quanto ci metti? Ti aspettiamo. Ok, allora, direi di fare un sottofondo di musica, il bello della diretta, gentilmente. Allora, parlavamo prima chiaramente dell'ospite che doveva arrivare. È arrivata allo sbocciare, voglio dire.
dei 3 minuti e mezzo, il tempo che si mette l'abito e facciamo un brindisi. Bellissima. Anche con lei, mi sembra doveroso. Certo. Ecco. Allora, di cosa parliamo adesso in questo 31? Io penso che qualche botto ve lo sparerò anch'io. Ah sì, certo. Tu sei appassionata, certo, di fuochi d'artificio? Sì, sì, piace, sì, vederli? Sì, sì. A me quello mi piace veramente, andare sul balcone, sul terrazzo, ovunque. Io li ho visti, addirittura ho fatto un capodanno in Rio de Janeiro, lo stesso, quindi ho visto i botti dal grattacielo, come wow, sul mare, e mi piacciono tantissimo a me. Bene, te invece? Sono già ubriaca quando Beh, faccio io i botti, zio. Io devo lavorare, non posso, diciamo. Stasera che sono free, vediamo, magari faccio in tempo. Magari, se ti ricordi così, non è mai male. Bene, io ringrazio veramente, forse non ho ringraziato la regia, che è stato veramente impeccabile. Sì, forse l'ho già ringraziato, mi sembra doveroso. Niente, noi ci vediamo chiaramente con l'anno nuovo, in questo format di mezz'ora, chiaramente. Ecco che sta arrivando, sono molto felice di chiudere in bellezza, guarda, sono molto felice, anche sforiamo qualche minutino giusto per raccontarci due cose della nostra carissima ospite. La presentiamo? Ci siamo? Bene. Signore e signori, lei è una mistress performer, gira l'Italia con i suoi spettacoli e non. Ho il piacere e l'onore di avere con noi, per voi quest'oggi, Marika Bentley! Grazie di vero cuore, grazie di vero cuore. Ti presento a Zia Lara, non dalle spalle. Ciao, bella Vanessa. Ciao. Sei bellissima. Abbiamo chiuso in bellezza, stiamo chiudendo in bellezza. Vogliamo raccontare un attimino? Girati verso di qua, che almeno così ti fa un bel primo piano. Ecco, lei è Marika Bentley, una divina, voglio dire. Ecco, che non è poco. Ciao Marika, scusami. Ciao, grazie per l'invito. Mi dispiace molto, insomma, essere arrivata così in ritardo, però per forza maggiore. Abbiamo notato, non c'è problema, ci ha fatto piacere che non hai fatto retromarcia e sei tornata a casa. No, assolutamente. Anche perché ci teniamo noi avere la tua presenza qui con noi, perciò è stato un piacere. Vuoi ringraziare qualcuno nel 2019? Fallo pure, dai. Beh, allora, per il 2019 ringrazio senza ombra di dubbio il mio agente, il quale mi ha permesso di partecipare a diversi eventi molto importanti e di aver fatto anche cose molto importanti, sono tante, quindi credo che il tempo stringa, non posso, penso, no? Vai. Vabbè, comunque, insomma, anche se sforiamo 2 minuti se lo consente, è uscito, dai, ufficialmente il mio calendario 2020. Perché non l'hai portato fisicamente, lo facciamo vedere? In realtà sì, però... Ah, vabbè, dai. Non sono riuscita. Dove possono? Comunque sul mio sito internet, che è www.marikabentley.net, potete vederlo e anche acquistarlo. Cosa ti aspetti del 2020, tesoro? Di continuare chiaramente così. Alla grande, come certo, sempre, signori e signori, Marika Bentley, Zia Lara, Vanessa Marano. Grazie a tutti, veramente. Qualcuno mi presenta a me o... Grande, grandissimo, Rudy. Grazie. Oh, bene, allora stappiamo. Che ci apre una bella bottiglia. Vai, che si stappa. Ci siamo. Vai. Vai. Attenzione. Vai. Eccola qui. Aspettate un attimo che facciamo un bel brindisi, certo, tutti assieme. Ecco. Grazie, Marika, sì, grazie. Perfetto. Adesso poi lo versiamo anche per i tecnici, per tutti, almeno per così. Tutti. Abbiamo una grande festa! Allora, che dire? Due parole. Allora, buon anno nuovo a tutti i nipoti e i nostri telespettatori. Brava zia! Auguri di buon anno, buon 2020. Auguri a tutti! Auguri. Ciao a tutti! Ciao! Swag.